Come state? Io sono sempre il vostro Lorenzo Mango, giornalista videoludico non pudico e content creator sul web, per portarvi quest'oggi un po' di festeggiamenti per l'uscita di uno dei titoli che ho più apprezzato in assoluto nel mio panorama videoludico recente, ovvero Monster Hunter Rise. L'ho amato, l'ho spolpato, l'ho giocato in tutte le salse possibili. Tutte no. Ci sono stati dei... Non cascare, per favore. Sono stati dei... delle cose che non ho provato. Pertanto, oggi, per esempio, riniziamo l'avventura. Ho fatto due missioni, proprio due, per non essere all'inizio. Con un personaggio dotato di un'arma che non ho mai sfruttato a dovere e che sento, invece, potrebbe essere molto divertente. Chi ha letto l'intro... come si dice, non l'intro, chi ha letto l'anteprima della live lo sa, quella che arriva con la notifica di Twitch. Chi non lo sa ancora, adesso lo vedrà direttamente. Io la febbre, altrimenti ti avrei dato una mano su Monster Hunter. Ma tanto siamo proprio all'inizio, Rick, e fra l'altro, ripeto, siamo su Xbox Series S, giocata, udite udite, ecco fatto, con la modalità quella... di... come si chiama? Di streaming casalingo? Cioè io ho l'Xbox in soggiorno accesa e sono da PC con il mio controllerino attaccato pronto per giocare. Aspettate che devo cliccare qua, mi sembra. Non vuole partire? Sta tipo in loop. Sennò devo andare di là, eh. Può darsi che debba andare di là a ricontrollare come mai non parte. Stavo giusto per dire che è una bellissima modalità quella di streaming dell'Xbox, ma devo un attimo ricredermi. Aspettate, vediamo cosa si può fare. Ok, chiudi, se no vado a controllare al volo. Ce l'ho su PC. L'unica cosa che io ancora non riesco a capire come mai non pongano rimedio è la mancanza di crossplay e soprattutto di cross save, ok? È veramente letale non avercela, veramente letale non avercela. E un attimo che facciamo così. Disconnettiamo un secondo e poi riconnettiamo, perché mi sa che era andato un attimo in palla il controller. Pa 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 pa. Niente, oh, questo controller non lo vuole recepire. Vedete? Non... Vabbè, ma sono piccoli problemi di cuore. Potremmo fare un altro test che non ho mai fatto. Vedere se il sistema mi riconosce un altro controller. Non ci ho mai provato. Se no vado di là e facciamo ripartire tutto. Ha ancora qualche problema questo sistema di streaming da casa a casa, quindi dall'Xbox che ho collegata di là al computer. Non riesco a capire come mai. Aspettate che torno subito. Voi guardate che bella che è la mia sedia, al volissimo. Visto avanzare le immagini perché da di là va, ok? Quindi è solo qui che non lo recepisce, è solo qui, perché da di là mi ci faceva giocare. Fortissima questa cosa, veramente fortissima. Mi sa che devo chiudere l'applicazione dell'Xbox a questo punto, è quello il problema, dai. Sì, vedete che c'ha problemini. Allora aspetta, facciamo che disconnetti, sì. Chiudi, sì. Riapriamo. Ma noi dobbiamo stare anche così per capirci qualcosa? Allora, dipende cosa vuol dire e che consigli. Perché per giocare a Monster Hunter come si deve, anzitutto ti consiglio di cominciare a giocarci con qualcuno che lo conosce bene. Questo è il primo consiglio, perché ti può dare... Sì, ok, ci siamo. Ti può dare degli ottimi consigli direttamente, ok? Non volatili come quelli che ti darò io adesso, ok? Perfetto.
Seconda cosa, Rick, io ti consiglio di non iniziare da World. No, 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 no. Non iniziate dalle versioni, versioni passate, date sempre la precedenza a quelle più recenti, perché sono aggiornate costantemente, perché sono rifinite, rivedute e corrette in tanto, tanto, tanto. Per esempio, World rispetto alla, a Rise perde molto sul fronte del, del Monster Hunter come lo vedevamo, com'era un Dembo. Cioè, è diventato, World era diventato talmente tanto più friendly per coloro che non erano avvezzi a Monster Hunter, che se tu giochi a Monster Hunter World e poi torni su Rise, oppure su quello che verrà dopo Rise, che a questo punto, visto che c'è già su console next gen, io non penso che ci sarà molto presto, non ti trovi bene, non ti trovi bene. Poi è anche chiaro questo: molti potrebbero preferire World a Rise per diverse ragioni. Una su tutte, la resa grafica, che, oddio, dottore, su PC o su Xbox, questa è Series S, ok? Quindi non è il non plus ultra, non è la Series X, ma come vedete, cioè, voglio dire, che gli manca? Fra l'altro è Series S streamata e non gli manca veramente niente, ok? Dato con World è fatto meglio. Io personalmente dissento molto. Trovo invece che Rise abbia tanto che World non ha, fra cui appunto un buon grado di dinamismo aggiunto, molta rapidità nell'azione, molta mosteranterosità, ok? Buonasera Balmir, sì, è uscito oggi per le nuove console, nello specifico lo stiamo giocando da Xbox con il Game Pass, ok? Xbox con il Game Pass. Molto contento. Come vedete, ripeto, ho fatto solo due missioni. Ecco, un altro consiglio per Error. Allora, come vedete, quando entrate in Monster Hunter Rise, vi verrà innanzitutto fatto seguire un breve tutorial in giro per il villaggio per insegnarvi dove sono le facilities, quindi dov'è il fabbro, dov'è il posto per mangiare, dove stanno dove sta casa vostra, eccetera, eccetera. La prima cosa che dovete fare è, se siete intenzionati ad avanzare con il gioco il più rapidamente possibile e il meglio possibile, almeno secondo me, poi dopo è opinabile, ignorare le missioni del villaggio e andate con le missioni della base, quindi queste, perché sono quelle che vi permetteranno di avanzare nella storia, sono quelle che vi permetteranno di sbloccare poi dopo l'accesso al DLC, che non è ancora disponibile per ora su console next gen e verrà inserito, se non sbaglio, in primavera 2023. Ok, quindi questo è un altro consiglio. Terzo, qualche partita fattela da solo, ovviamente, Error. Però, come ti dicevo, trovando qualcuno che conosci per giocarci insieme, sicuramente ti darà dei consigli sul campo immediati. Ti dirà tipo, oh, stai facendo questo, non fare questo, fai quest'altro, ok? Per esempio. O anche solo joinare le partite di qualcuno, come proveremo a fare stasera. Proviamo a farlo subito, anzi. In modo tale da avere qualcuno con cui giocare in multiplayer, potrebbe essere una buona idea. Quindi come si fa? Si va in questa schermata, si fa rispondi a una richiesta, ci verrà aperta la schermata delle missioni, esattamente come quella classica che abbiamo visto prima, si selezionerà il livello e si andrà a selezionare la missione e si risponderà alla richiesta di qualcuno che sta svolgendo già la missione e ha chiesto aiuto per completarla, va bene? Prendiamo questa, va bene. Fra l'altro io ho un'arma, che è l'arco, che è molto support, ok? Perché colpisce da lontano, perché magari si attira l'aggro e poi schiva e se ne va, intanto l'altro ricarica, si cura, eccetera, eccetera, eccetera. È una bella arma, è una bella arma. A proposito di armi, altri consigli. Sto cercando di snocciolare tutti i consigli che avrei voluto avere io quando ho iniziato, sperando che possano esservi in qualche modo d'aiuto. Altro consiglio, quindi, cercate di guardare qualche gameplay delle armi che ritenete vi possano piacere di più, facendo sì attenzione, questo si è fottuto tutto, mamma mia, questi si sono fottuti ogni cosa, facendo sì attenzione al moveset, a quella che è raccomandata come arma buonissima, ma anche pensando a quale arma pensate vi possa piacere di più.
Perché la gradevolezza dell'esperienza, molto della gradevolezza dell'esperienza, passa attraverso il usare un'arma che ci soddisfa e che ci fa divertire, va bene? Tutto molto scenografico, tutto molto bello. Questo lo lasciamo stare, per carità di Dio. Dobbiamo andare a cercare quell'altro. Quando ti muovi in giro per la mappa, raccogli tutto. Ma dico tutto, eh? Ma proprio tutto quello che trovi, perché tanto qualcosa ci farai prima o poi. Ho già World. Che si parlava prima, a proposito, Balmir, di World e della differenza con... Oh, oh! Buongiorno, salve, sono qui per aiutarvi. Prendo un funghetto. Della differenza fra World e Rise e del fatto che per alcuni sicuramente Rise sarà un'esperienza migliore, ma per altri World potrebbe rappresentare un buon inizio. Tanto io sparo, eh. Dove vai, dove vai, dove vai? Troppo lontano, non ci arrivo! Ho preso, ma non ho fatto niente di danno. Allora, l'arco, fra l'altro, a questo livello è molto scarso. Perché qual è una cosa buona dell'arco? Che tramite il fatto che spara molte frecce, quindi ha un... ogni colpo sono come fossero tre colpi. È una delle migliori armi, insieme alle spade gemelle, per infliggere status alterati. Come vedete, però, diciamo che snatura molto l'esperienza di World. L'esperienza di Monster Hunter. Faccio un tiro caricato, è in faccia. No, no, non da me, non da me. Attiratemi l'aggro. Porca la miseria, ma gli potevate attirare l'aggro. Io ero lì che sparavo. Ma lì, morte. Allora, sarà molto difficile per me rispondere in linea diretta, direttissima, ai messaggi che mi manderete. Semplicemente perché... Via, 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 via. Semplicemente perché sto facendo tutto il mio meglio per non morire. Ok, ho caricato l'arco. Adesso dovrei fare più danni. Allora, io in teoria dovrei... Via, 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 via. Sì. Colpisco. Colpisco. Coda, coda, coda. Allora, non mi ricordo se riesco a staccare la coda prima o poi con l'arco. Forse sì. Non ho visto molti utilizzatori di arco nella mia carriera dimostrante. Però ci sono. Sì, anch'io li adoro entrambi per motivi diversi. Però io sono... Vi spiego come è nato il mio amore per Monster Hunter. Immaginate un piccolo me. Un piccolo me, relativamente piccolo perché ero tipo al liceo, a cui viene la polmonite. Ora, immaginate la fatica di avere la polmonite, il fastidio immenso di avere la polmonite, e pensate che in quello scenario sia uscito da pochissimo, mo, sparo, ti sparo, ti sparo. In faccia, in faccia, in faccia, no! Si è spostato all'ultimo secondo. Monster Hunter per Nintendo 3DS, console che io già di base apprezzo la follia. Un gioco che promette di farti combattere mostri enormi e che avevo memoria da piccino di aver giocato come si chiama? Su PSP. Ecco, questo io piccino, però questi sono troppo cattivi, devo sparare da lontano. Questo io piccino vede questo gioco e dice: io ci passo tutta la mia esistenza. E infatti ci ho passato tantissime ore. Secondo te qual è l'arma migliore? Perché proprio la lancia fucile? La lancia fucile è molto bella e fra l'altro in Pokémon... Sì, in Pokémon, buonanotte Arsecchio. In Monster Hunter Rise Sunbreak sono uscite dei gran bei supporti alla lancia fucile. Ma, l'arma migliore secondo me è una tra le doppie lame, che sono semplicemente troppo forti e cattive. Troppo forti le doppie lame, ma che gli vuoi dire le doppie lame? C'hanno output di danno elevatissimo. Modalità demone e diventi inafferrabile, inarrestabile, incomprensibile. Possono infliggere facilmente gli status alterati, eccezionali. Oppure, trovo molto interessante anche la spada lunga. La spada lunga è sicuramente un'arma che può far del male. E soprattutto mi pare che abbia tipo una combo in Sunbreak. Che lo fa diventare
Se non sbaglio, oh, stavolta se non ti prendo in faccia, mamma mia. No! Dai, santo il cielo, ma dai, ma mi fai... Ma mi fai colpire, per cortesia. Ogni volta c'è un motivo per cui si scansa. Che può fare one shot di dei mostri, tipo con una mossa... Una mossa molto alla Sephiroth! Vorrei bere una pozioncina. Grazie, molto gentile. Oppela. Vabbè, ma sempre io? Ma che ti ho fatto di male? E beviamo un'altra pozioncina. Schiva. Volevi prendermi, Oh, a un certo punto ha preso l'aggro su di me e non mi molla più, Niente. Però, come dicevo prima, in realtà l'arma migliore in senso assoluto non esiste. Esiste l'arma che ti diverte di più. Oh, ce l'ho fatta a prenderti in faccia, dai. Per esempio, io sto trovando molto divertente l'arco in questo momento. Ti prego, non mi colpire. In faccia, faccia, faccia. Yes! Mi piace che possa colpire ravvicinato quando serve. Che abbia un buon output di danno in assoluto. E ho visto diversi archi fichi che possono essere utilizzati una volta che uno ci capisce qualcosa e ha sbloccato un po' di roba. Nel sedere? Spariamo nel sedere. Ti rompo la coda, Mamma mia, che bello! Via. Non sparare a me, lo so che stai mirando a me. Lo sapevo che stai mirando a me. Dai! Andiamo a prenderlo, presto. Un nuovo update con noi mostri? Ok, sì, perché praticamente... Cosa è successo? Monster Hunter Rise è uscito originariamente, lo sapete... Mango io la boccio. Ma professore, guardi che io ho studiato. Soltanto che poi il chupacabra là, il tezucabra mi ha mangiato i compiti. E io lo so che lei sta antipatico, il tezucabra, maestro, professore. Oh no. Oh, spara, vattene via. Allora, quando si mira, so che si possono fare delle cose carine. Devo studiarmi bene questo moveset. Voi, se siete utilizzatori di arco e avete dei consigli da darmi... Oh! Mamma mia, ti spacco la faccia! Non ti muovere, ti devo spaccare la faccia! Ma chi è che c'ha quest'arma che rompe così le palle? Che ogni volta mi impedisce di colpire a me. Vedi, ci sono pro e contro di giocare in... Di nuovo. Nel sedere! Scattush! Voi, a questo punto, dovreste, per... Come si dice? Per buona creanza, dirmi qual è la vostra arma preferita. Io vi ho fatto una testa così con quello che penso io. Vorrei sapere voi cosa ne pensate. Schiva. Ah, vabbè, così, volevi venire da me. Volevi che ti dessi un po' di saccagnate. Ah, io te le do le saccagnate. Ah, vedi, posso fare così? Secondo me l'arco, una volta che lo impari a usare, è abbastanza fortino, Ho visto... giocare forte anche un'altra arma sempre da sparo. Solo che non mi ricordo come si chiama. Chissà qual era.
La... Ce ne sono due, una versione piccola e una versione grande. Non mi viene però. Ma ripeto, non... fate attenzione, sì, al... a quello che vi dicono le guide, le tier list. Ma prima cercatevi la vostra. Oh! La vostra arma preferita. Io te lo spacco quell'arco, non so se hai capito. Raga! Qua non ho fatto il tempo a fare. Vorrei bere, grazie. Schiva. Però niente, niente. Ormai mi ha preso di aggro, devo fare attenzione. Pensavo che devi avere un po' di tempo prima. Allora sai che ti dico? Che è ancora meglio, ancora meglio di quello che ho citato, probabilmente. C'è anche un'altra delle armi più belle del gioco. Ovvero il... come si chiama? Il flauto magico. Molto bellino il flauto magico là. Il corno. Il corno è una roba che mena fortissimo. E non è contento di menare fortissimo, ma è anche un'arma da support. Quindi fa canzoni che influenzano tutti i nostri alleati. C'è il cosplay? No, non c'è il cosplay. Ho pianto tanto io. Marco, ho pianto tanto. Non solo per il cosplay, ma non c'è nemmeno il cross save. Santa la miseria. Neanche il cross save. Ma io dico, siamo nel 2023 o nel 1993? Perché se siamo nel 93, io sono nato da un anno. Oh mamma mia, ti sparo in faccia fortissimo. Ti sposterai lì, lo so. No, invece no. E riesci a prendere la piastra? Allora, piastre e gemme sono comunque rare entrambe, se non sbaglio. E quindi... ho passato... il periodo di pre-lancio di... di come si chiama? Di Sunbreak a farmare per avere delle armature fighe. Appunto per prepararmi a Sunbreak come si deve. Via, vorrei... Abbiamo rotto le corna, perfetto. Mamma mia, quanto è... E allora, capisco che magari chi... siamo al 1900... No! Non ci piace, non ci piace. Capisco che per chi non conosce Monster Hunter, vedere questa partita... con tutte queste... con tutta questa gente che spara, magari può sembrare confusionario. Vattene via che ti spacca la faccia questo. Però, una volta che cominciate a capire come funziona, dovete giocarci per capirlo. Gli amici si arrabbiano. Ma lo sai che una volta ho fatto esattamente questa riflessione, no? Immaginiamo un mondo ipotetico in cui nella realtà esistono i mostri di Monster Hunter, ok? Facciamo finta per un secondo che non sia impossibile. E secondo me, sono sicuro al 99% che esisterebbe... Vattene via, coglionazzo! Che esisterebbe un gruppo di animalisti che non vedrebbe l'ora di dire... No, raga, stiamo uccidendo i mostri! Ragazzi, non si uccidono i mostri! Non lo sapete che i mostri non si uccidono! Dobbiamo rispettare i mostri. I mostri non vogliono la nostra morte. Ci vogliono solo... Dove cazzo vai? Vai via, vai qua. Che cazzo stai facendo? I mostri vogliono soltanto volerci bene. Oh, ok, ce l'ho fatta. Oh, e dai, me lo tenete occupato un cazzo di secondo? Un secondo lo vorrei occupato io. Niente, non ce la facciamo, vabbè. Facciamo così allora, guarda. Girati, coglione. Lancialo. Esatto. P-
Questo è, la mia, è il mio bet. Spaghetti, hot pot, grigliata. Ah, dici ce li mangeremmo. Minchia, che brutta fine che sta facendo questo culo Yaku. Dove vai, dove vai, dove vai? Allora, vorrei andare di qua. Finirebbero cotti. Sì, va bene, su quello non c'è dubbio. Però, appunto, è matematico che ci sarebbe gruppi di animalisti pronti a difenderli. Olè! Pa 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 pa! Bisogna dare... Allora, netiquette. Dare il pollice in su a tutti quando finisce la partita in multiplayer, mi raccomando. Vengono gli squali che attaccano le persone. Attenzione, Gabri Gabri, però. Gli squali si fanno i cazzi loro. Stando nel mare, farsi i cazzi loro. Questi mostri sono un po' più cattivi per l'ecosistema, negativi per l'ecosistema, specialmente perché tutto Monster Hunter si basa sul presupposto che questi mostri non vengono cacciati dai cacciatori per puro piacere o perché gli danno fastidio in senso assoluto, tipo oddio che esistono i mostri, non posso esistere in un mondo dove esistono i mostri, che schifo che rate. No, si basa sul presupposto che questi mostri stiano danneggiando l'ecosistema e che quindi loro intervengono per regolare la loro presenza in un luogo dove non dovrebbero esistere. Un po' come in Australia, non so se lo sapete, che hanno una politica, una regolamentazione molto stretta per quanto riguarda l'introduzione di animali vivi. Perché le rane toro, loro, mica ce le avevano prima. Le ha portate un coglione, ha portato una rana toro in Australia. La faccio breve, in realtà la storia forse è un po' più complessa. Una rana toro in Australia. Quelle sono andate dappertutto e quindi evviva le rane toro, hanno proliferato perché in un ecosistema dove non dovevano esserci naturalmente hanno trovato terreno fertile, non avevano predatori e quindi evviva le rane toro, ok? Stesso discorso qui, per evitare che possa succedere un casino all'ecosistema e diciamo che casino della rana toro, casino del Kulu Yaku. Cioè il Kulu Yaku fa un po' più male della rana toro. Già solo a dire il nome è un po' fastidioso. Quindi, posto questo, non c'è danneggiamento dell'ambiente nell'ammazzare questi mostri. Anzi, lo stiamo aiutando. Oltretutto, nessuno dice mai che i mostri dobbiamo cacciarli, ammazzarli. Volendo, si possono anche, come si dice, catturare. Non so come si dice perché io non lo faccio mai. Tranne i Tetsukabra, allora Oberon ha un'antipatia prepotente nei confronti dei Tetsukabra. Lo capisco, perché non sono bellissimi. Però, cioè, sono simpatici alla fine, dai. Sono carini, sono rane, fanno tipo crack, crack. Che cazzo gli vuoi dire? Sì, questa la voglio. Grazie mille. Quelli si ammazzano per diletto, ecco fatto, abbiamo detto. Quanto mi piace questa canzoncina. Cosa sto facendo, per chi non sapesse, non avesse proprio idea di che cosa sta succedendo sullo schermo in questo momento? Questi gatti che stanno cucinando i miei dango, le mie palle di riso al vapore. Stanno cucinando le mie palle di riso al vapore, non facciamo come la mia Patong. E ci danno dei ottimo manga le mie palle, sì. Esiste davvero un manga che si intitola così, cercatelo, è un ecchi, non è niente male, è fatto bene, è carino, è simpatico ed è ecchi, appunto, è vaporoso. Tetsukaba Slayer. Pensavo ti riferissi a quello che avevo detto. E mi sono perso ovviamente nel discorso, però vabbè. Ah, ecco, cosa sto facendo? Mangiando, otterremo delle simpaticissime ricompense durante la partita. Questa abbiamo fatta questa, quindi? Sì, perfetto, ce la dà come conclusa. Buggy o Axonom? Buggy, perché l'Axonom è una rottura di palle infinita. Buggy. Ci danno dei bonus durante la partita, no? Delle ricompense, dei bonus durante la partita. Parlavi delle tue palle? No, parlavo delle palle di riso che ho appena mangiato. Oberon, non puoi trarmi in inganno così. Lo so che fa gola parlare di certi argomenti,
però non di quelli, voglio sperare, nel senso, cioè, abbiamo, manteniamo un po' di timore di Dio, un po' di timore. Ma non si fa così! Che è successo? Dai, si è disconnesso il controller, ma proprio adesso! Ah no, non si è disconnesso. È impazzito. No, allora, mi fa muovere la telecamera, ma non mi fa più uscire dal... Ah, ok, grazie al cielo. Non posso prendere la ciccia. Ah, grazie mille. Mi sa che qualcuno... No, no, mi sa che qualcuno in questa partita ha problemi di connessione, tipo Lost. Ok, Lost ha problemi di connessione. Dove sto andando io, di grazia, santa miseria? Ho sbagliato strada, andiamo di qua. Solo che sono laggiù in Lapponia, dai. Guardate la mappa sotto, in basso a sinistra. Io devo arrivare fino a dove ci sono quelle iconcine che si muovono, ok? Che belli questi panorami. Bellissimo, Monster Hunter Rise, lo amo. È veramente un gran bel gioco. È tutto quello che era... Monster Hunter in tempi passati, quindi un po' per alcune cose forse macchinoso, richiede un po' di abilità per essere portato a termine, però aspetta, però proprio per questo non cadere di sotto, bravissimo. Sto arrivando, amici, un secondo che mi si ricarica l'insetto filo. Andiamo. Però conserva la struttura open world, quindi tu puoi muoverti nel mondo e liberamente si esplora, senza caricamenti fra una zona e l'altra. E insomma, è un po' più lineare di world questo, forse, anche. Pa, 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 arrivo. Perché a me? Perché io? Che ho fatto io? Ah, gli faccio un gran male a questo, eh. Cos'è? Te ne andresti? Ma perché questo deve rompere le palle a me? Allora, se me lo tenete occupato un secondo, io faccio il macanco zappo. Macanco zappo! Ho sbagliato il bersaglio per il macanco zappo. Ah, contro questo nemico è tosto il mio archetto, eh. Fra l'altro... Oh, che succede? Perché mio ninno? Oh, datemi una botta in testa. Botta in testa! Una botta in testa! Una botta in testa! Buonanotte. Lapponia dalla Giada. Ah, sì, è vero che lei è veramente il Lapponia. Sto affogando! Scusi? Ma è lui che mi ha slippato prima? O, è quelli, o sono quelli... No, mi sa che sono quelli volanti alti che slippano. È quello che slippa, quella... No, no. È veramente soddisfacente l'archetto. È tornata martedì. Ah, ok. Scusate, non seguo. Non mi ha avvertito. Perché avrebbe dovuto, dopo tutto. Aiuto! Vabbè, ma sono sempre io l'imbecille qua del gruppo, mi sembra di capire. Ah, va bene, grazie, almeno mi hai svegliato. Allora, facciamo così. In testa, mancato. Come hai potuto mancarlo? Ti stavo a un metro di distanza! Però non mi avete ancora detto quali sono le vostre armi preferite. Oberon, per esempio, non so qual è la tua arma preferita. La cosa mi sconvolge. Faccio un colpo che ti... Oh, sì, fermo così. Via. Preso. Oh, aiaiaia. Da vicino.
Oh, 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 no, ho sbagliatissimo. È un grave errore il mio. O forse no. Oh, oh, che culo. Spadascia, doppie lame e spadone. Belle le doppie lame. L'ultima volta che sono arrivato in endgame con, per, appunto, lo dicevo, per Sunbreak usavo proprio le doppie lame. Adesso sto imparando a usare l'arco. Non l'avevo mai usato prima. Quindi se avete consigli utili, ripeto, sono sempre ben accetti. Io non... non so quello che sto facendo. Cioè, lo so entro certi limiti. Quanto era bello il falcione insetto quando l'avevano appena inserito ed era OP, per esempio. Poi l'hanno bilanciato e adesso è troppo bilanciato. Perché mi ha mancato? Lo sa soltanto lui. Ero dentro al suo hitbox tantissimo. Mi piace che riesco sempre a pigliarlo con l'arco, non so. Lato del fucile. Botto della lanciafucile e mortaio della lanciafucile. Interessante. Quindi la lanciafucile non ti piace? Come si chiama invece, non la lanciafucile, ma l'altra arma che spara, visto che ti intendi di spari in questo gioco? Sono tipo due o tre le armi che sparano, a parte l'arco. Lanciademone con le lame, come si attiva? No, si può, ci sta. Non mi ricordo qual è la sequenza di pulsanti, perché, ripeto, l'ultima volta che ho giocato era parecchio tempo fa. Stava per uscire, ma non era ancora uscito. Vorrei mangiare la pappa, grazie. Sunbreak. Mi pare che la sequenza di pulsanti sia attivare il primo potenziamento e poi continuare a colpire finché la barra non si riempie di nuovo. Ok, perché la barra, una volta che tu l'hai... sei in modalità arcidemone, consumi stamina e puoi riempire una barra. Devi continuare a colpire come un assatanato. Questo è quello che ricordo io. Lancia con le doppie lame si colpisce. Si colpisce sempre, si colpisce forte. Questo era il mio insegnamento sensei. Dove è finito? Ma aia, che volo che hai fatto, dottore. Allora, adesso ho attivato una arte filo. Mi raccomando, la cosa importante è... la cosa importante è schivare le gigantesche palle che ricevete in faccia dai nemici, no? Quello è molto importante. Ma qualora lo abbiate già fatto, siete un passo avanti. È molto importante non scordarsi mai che in questo gioco avete le arti filo. Le arti filo sono tutte potentissime. Anche quelle di inizio gioco. Vi permettono... di fare schivate quando normalmente non potreste. Vi potenziano i colpi in maniera considerevole. Sono davvero tutte buone. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, sei fermino? Yes! Che soddisfazione comunque quando... schiva, schiva, schiva. Quando il... un attacco con l'arco va a segno. Veramente tanta soddisfazione. E fra l'altro soddisfa quella mia naturale propensione alla codardia. Mi fanno un po' paura i mostrini. Arca miseria. Scusate, 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 scusate. Ho sbagliato. Bevo. Meglio sempre stare full, non si sa mai. Questo è più difficile di Worlds, vero? Sì. È più impegnativo. Perché ti richiede uno skill set diverso, ok? Quindi può essere in realtà più impegnativo o meno. A seconda della tua propensione... a giocare in un certo modo. Ti richiede molta più strategia questo. Worlds era un po' più cacciarone sotto questo punto di vista. Ti richiede uno studio più accurato dei setup, delle armature e compagnia cantando. E in multiplayer è un po' meno generoso con... con l'aumento di statistiche. Nel senso, quando si è in multiplayer, le statistiche dei mostri che affrontiamo aumentano per bilanciare il fatto che, cazzo, lo stiamo menando in 4. Ok. E... mi pare che in World le statistiche aumentassero un po' di meno. Invece qua sono parecchio fortini.
Infatti vedete che per buttarlo giù ci stava a mettere tre quarti d'ora. Non attaccarmi, eh. Ora io vorrei fargli un colpo. Bravi, tenetemelo occupato. No! Dai, vai un po' più a destra. Santo, miseria. Devo ancora capire quando si blocca la visuale quali problemi ha. Posso fare per cortesia? Ok, grazie. Volevo questo, volevo. Quest'arte filo mi potenzia i colpi. Dai, dai, dai. Niente, non ce la faccio arrivare. Peccato. Comunque, ascoltalo bene, Oberon. Ascoltalo bene, Oberon. Ah, già, poi, oltretutto, c'è il discorso delle arti filo. Quello che dicevo prima, che rende il gioco, questo Rise, molto più soddisfacente, dinamico e con un moveset più vario. Perché mentre in World hai il moveset delle armi e mi pare che ci sia qualche cosa con cui puoi muoverti più rapidamente, c'è la cordina. Qui la cordina è sostituita dal filo, che aumenta di molto la mobilità quando sei in esplorazione. E, ok, da questa parte. E mentre non sei in esplorazione ti permette di usare le cosiddette arti filo, che sono degli attacchi speciali, due per ogni arma. Quando giochi poi dopo a Sunbreak diventano quattro per ogni arma, perché puoi fare due più altri due da cui puoi switchare. E che ti rendono più dinamica la situazione. Non so dirlo meglio di così, meglio di più dinamica, perché è quello che fanno. Il gioco senza le arti filo non sarebbe altrettanto rapido, interessante, ok? Questo io non te lo so dire, nel senso che la programmazione non la faccio io, ma con un buon grado di approssimazione potremmo dire di sì. Ma è lui? Sì, è lui. Ma no, è lui, regà! Stiamo a meno a quello sbagliato! Stiamo a meno a quello sbagliato, signori! E allora, se hai faticato, lo sai perché hai faticato? Perché Worlds, l'ho detto prima, richiede un set di abilità differente. Non è detto, quindi, che questo set di abilità sia più semplice, ok? Semplicemente sono diverse. E punitore cavalcabile per te. Ragion per cui potrebbe essere che alcuni lo trovino più... semplice World, più semplice Rise di World, perché magari si è semplicemente abituati. Io pure ho faticato di più volendo su World per alcune cose, ma per altre è innegabile che ci sia una profonda semplificazione. Sì! Pa 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 pa! Pa 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 pa! Pa 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 pa! Tutti a caccia, signori, tutti a caccia. No, non prendere la cosa. Spacca tutto. Dopo questa, se non sbaglio, abbiamo fatto 4 missioni marchiate e quindi possiamo andare a fare delle missioni un po' più avanzate. Possiamo sbloccare il prossimo passo. Il contrario, vedi, perché come dicevo prima, non è semplicemente riducibile a più facile o più difficile. È proprio diverso, è proprio un'altra cosa. Il che è un bene per la serie, secondo me, perché World è ancora attualissimo e molte delle modifiche quality of life che Rise ha ereditato da World sono effettivamente delle gran figate. Quello lo voglio! Non so cosa sia, ma ho preso tutto io. Molto bene. Io Rise ancora non l'ho. Ok. Quindi ti ci vuole un po' di... Sì, ho trovato migliore questo per mia esperienza, perché è più ricco, più vario, più veloce e più simile ai vecchi Monster Hunter che io ho apprezzato a partire dal primo capitolo uscito per 3DS. Ecco, vedi, Rick, non sei il primo a dirmi questa cosa e non sei il primo che ha iniziato con World che trova più apprezzabile World degli altri. Gioco molto più vecchio di Rise, tanto per realtà effettiva e dinamiche. Rise resta un Monster Hunter puro, ma osa qualcosa di nuovo. Nel momento del rimantimento, in tutto ciò che gira attorno al gioco. Don Volpo, non devi scusarti assolutamente quando parliamo. Puoi esprimere la tua opinione, specialmente se la dici in modo così educato, quando vuoi e come vuoi. E su questo in parte ti do ragione, ma in parte ricordiamoci che ciò che Rise ha di nuovo lo deve a World.
il fatto di non avere i caricamenti tra le varie zone, quindi l'aver capito che i fan volevano mantenere la numerazione per essere veloci a comunicare fra di loro quando fanno le missioni, quelle di altissimo grado, quelle con tanti mostri da accoppare tutti insieme. Dici tipo, siamo in 2, siamo in 3, siamo in 4, e vai nella zona che viene indicata. E poi mi pare che l'autocrafting sia stato introdotto in World, l'autocrafting delle pozioni, eccetera, che io trovo molto utile, perché un conto è dire, ehi, raccogli tutto te, un conto è dire, raccogli tutto te, e poi cerca le ricette, fai le ricette, cucina sta cazzo delle pozioni. Non mi importa! No, non mi importa, voglio l'azione, voglio menare, ok? E poi anche la gestione delle armi di Rise è un'evoluzione di quella di World, ibridata con quella classica dei vecchi Monster Hunter. Anche questo è da tenere in considerazione. Vedete, io qua non mi sto filando nessuno. Ah, potevo andare anche dal fabbro lì dentro, però vabbè. E è proprio bellino. Io lo apprezzo molto. Vediamo se possiamo fare un'arma migliore per l'arco, perché non so francamente quali siano le armi buone per l'arco, ok? Bonus attacco? Attacco ghiaccio? Quelle con occhio critico sicuramente sì. Uluyaku comincia a diventare maestro del corno? No. Ruba resistenza? No. Questa c'ha resistenza, assordimento e occhio critico. Mica male, io me le faccio queste. Tanto per tentare, ok? Per fare cose nuove, tanto per... E va bene, vediamo se possiamo fare anche un'arma migliore. Sì. Qualcosa col veleno, magari, mi piacerebbe poter fare. Bhabra. Bnabra corazza, no? Questo non posso fare niente. Potrei fare questo, che è un miglioramento del mio. Fa più danni, semplicemente. Vabbè, andiamo di miglioramento vanilla in questo momento, ok? Sì. Perfetto. E parlo anche della verticalità della mappa, tutte le meccaniche pre-fight. Attenzione, la verticalità della mappa era già stata iniziata molto prima con il capitolo per 3DS, che grazie al falcione insetto consentiva di cavalcare i mostri e quindi dava lo slancio, ti faceva dire non sei più un cavaliere medievale pesante un miliardo di chili che non può neanche sperare di fare un saltino, ok? Sei un combattente potenzialmente agile che può cominciare ad andare in alto. E quello è stato il primo slancio verso l'alto, letteralmente, di Monster Hunter. Poi si è evoluto, le mappe del secondo capitolo per 3DS cominciavano a consentire arrampicate, a essere multilivello, a farti andare da un livello all'altro con degli shortcut tramite salti. E poi vabbè, bla bla bla, piano piano. Comunque nessuno mi ha chiesto se la mia protagonista è anziana perché ha i capelli bianchi. La risposta è sì, l'ho fatta, anzi ho fatto una vecchia cacciatrice con l'arco, ok, proprio. Dobbiamo scacciare un tetranodon. Vedi, la cosa è, non voglio stare 30 anni a fare le pozioni e te la bacio tutta. Però aspetta, andiamo a fare sempre con qualcuno, perché non c'ho voglia di mettermici da solo. Perché le missioni da solo, specie con l'arco, sono una sofferenza. Questo gioco è nato multiplayer, la condivisione è il cuore. Io mi ricordo una cosa, nella mia testa, nessuno me la leva. Uno dei primi approcci con Monster Hunter fu quando feci un viaggio in Cina e... questo sì, abbiamo detto questo, questo e questo. Feci un viaggio in Cina e vidi sull'autobus 4 ragazzi che giocavano con le PSP in locale a Monster Hunter per PSP. Ora, io ho questo ricordo, non so se è falsato, se poi l'ho rielaborato, nella mia testa c'è questo. E quello era già allora, senza l'internet, Monster Hunter. Condivisione, combattimento insieme, caccia insieme. Ovviamente... chiaro che l'avvento del gioco online ha facilitato di molto queste operazioni, ecco, e le ha rese staple. Ah, molto figo, è molto figo. Febbre è quasi 39, porca miseria. Rick però, e dai, ti devi riguardare un pochino. Non ti sei strapazzato, vero? Perché quando si alza la febbre così... vuol dire, oh vabbè, che sta facendo il suo corso e quindi ok, oppure vuol dire che ti sei strapazzato un po' troppo, che hai esagerato nel faticare. Devi stare steso
sbragato, non devi fare un cazzo, te lo consentimi il francesismo, ok? Proprio un cazzo di niente. Guarda, io ti posso dire questo, Lost in Gameland. Per il momento, il modo migliore di giocare a Monster Hunter Rise, per me, è averlo su PC e avere questo. Lo Steam Deck. Con Steam Deck e avendolo su PC, hai risolto tutto. Ce l'hai portatile, ce l'hai su PC, che è la versione migliore per il momento. Hai tutto, mi sembra. Oh, niente, io non riesco a prendere ste cose mai. Ah no, ne ho prese due, cazzo, mi sono sbagliato, perdonatemi. Perdonatemi, amici, ne ho prese un'altra. E vabbè, sono confuso. Di solito se ne prende una a testa, non di più. Una a testa se ne prende, ok? Perché va lasciata per gli altri. Oppela. E infatti nel Covid, ti dicevo, PC è la versione migliore. Poi, non potendo contare su PC, ma avendo solo le console... E il mio secondo bet andrebbe in realtà, ma io amo giocare portatile e vi ho spiegato come ho visto giocare per la prima volta Monster Hunter, andrebbe sulla Switch. In terza istanza sceglierei probabilmente di, specialmente se avete la possibilità, di provarlo magari sfruttando il Game Pass su Xbox. PS5 non per altro, ma semplicemente perché è la versione forse più vicina a quella PC, nel senso che te la devi acquistare a parte, poi le caratteristiche tecniche sono più o meno simili, non mi fa venire troppa gola, ok? Personalmente parlando. Che palle, sì, è veramente una merda il Covid, ce l'ho avuto. E dove, perché cazzo io stavo lassù e siete scesi giù? Ma la miseria, ladra. Io me lo sono fatto a settembre, il Covid per la prima volta, e male male, ma proprio male male. Arrivo! Ti spara! Papam! Papam! Dov'è che faccio più danni io col mio archetto, che devo studiarmelo ancora questo mostro? Sulla panza? La schiena non è male qui. Oh, bello, giallo, giallo. Schiena, schiena. No, no, oh, buono, stai buonino tu. Sparare la schiena. Allora, facciamo un colpetto. Carico, 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 carico. L'ho mancato. Come ho potuto mancarlo, che è un enorme coccodrillo? Ok, faccia, faccia, faccia. Schiena? Niente, schiena male. Schiena male, schiena molto male, schiena. Schiva tutto! Mi devo ricordare che io ho un'altra arma per schivare, che sarebbe la mossa in sé, la mossa filo insetto tipica dell'arco. In panza come va? Meglio faccia, meglio faccia, meglio faccia. In faccia fa malissimo. Ma quello era l'Hulk Smash, quello era, oh. Arca a me, no, aia. Aiutatemi. Mi ha preso. Mi ha preso. E ho capito, mi ha fatto una presa fenomenale. Perdonatemi. E esegui filo caduta. Io l'ho fatto, ma non mi ha preso. Che brutta figura, che brutta figura. Va bene lo stesso. Ho anche sprecato una pozione, perché? Niente, sto proprio ombriaco. A regà, sto ombriaco. Giocare da malato ti fa solo odiare il gioco quando guarisci. Allora, io vi ripeto che dipende, perché io ho imparato ad amare Monster Hunter con la polmonite e con Nintendo 3DS. Varia da persona a persona. Varia da persona a persona. Oh, non ti incastrare. Non ti incastrare. Si incastra lui. Lo so che tanto vai di qua. Sto facendo questa strada lunga
Perché io lo so che lui passa da qua tanto. Sono sicurissimo. Guarda che si sta spostando. Guarda, guarda, guarda che si sposta. Vedi, vedi, vedi. Dai, dai, spostati su. Dammi ragione. Dammi ragione. Intanto ci vediamo, Bole. Le meraviglie del luogo. Eccolo! Bastardo maledetto, con quella presa mi ha veramente inchiappettato. Ho anche un'arma inefficiente. Evitiamo di venire di nuovo. Ammazza quanto gli faccio male quando lo becco in faccia. Guarda! Ma tantissimo! Veramente tantissimo. Pronti, pronti, via, via, via. Io non devo neanche... Ah, un'altra cosa che mi piace dell'arco è che non devo stare ad affilare. Non sopporto, mi mette ansia avere l'affilatura da fare. Oh, erbetta. Tara, funghetto. Qua, fra, in questa strada, fra erbette e funghetti, fai tutte le pozioni del mondo. Comincio io, eh. Oh, pessima idea. Non sono fatto per iniziare io. Mi attirate l'aggro, grazie. Molto gentili. Ora ti prendo, eh. Oh no, cos'è? Oh no, 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 arrivo. Arrivo. E niente, faccio così, faccio prima. Sono troppo lontano. Beh, gli ho tolto un bel po', eh. Oh, la schiena c'ha un punto vulnerabile. Che devo, mi sa che è tipo lì all'attaccatore della coda. Vai via, vai via, vai via, vai via. Oh, è la zampetta. No, no, è lì alla schiena. Faccia, 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 faccia. Oh, via, che adesso mi ammazza. Mi ammazza, gli ho fatto troppi danni. Vado via. Oh, miseria ladra. Oh, miseria ladra. Stai calmino. Devi stare molto calmino. Via, 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 via. No, no. Oh, papà, papà, papà. Ma solo uno era, gli altri? Perché gli altri non posso lasciare il mi piace? Va bene, gente che lagga. Tutto molto bello comunque. Tutto molto bello. Sì, il netcode mi sa che c'è ancora bisogno di qualche sistemazione su questa versione, perché... Ho visto un po' di magagnine. Non faccio tempo a tornare indietro là a prendermi le cose che erano... Che erano distrutte. 9. Se ti sbrighi, cane, grazie. No, no, è già passato il tempo. Quella, quella. Dai che ci arrivi. Dai che ci arrivi. Corri, corri, bastarda, corri. Corri! Ah, no! Così vicina, eppure così lontana! Potevo quasi sentire il sapore di quell'oggetto caduto per terra. Perché sono morto lì, Rick, prima. Sono crepato lì in quel punto e non ho potuto raccoglierle perché quando sono respawnato lì per lì non c'erano... Si era già spostato il mostro. Quindi mi sono dimenticato, ho fatto no. Se no sì, certo, è molto meglio raccoglierle in tempo. Ok, ora posso prendere le missioni di grado secondo. Però prima andiamo un attimo al villaggio e vediamo cosa posso fare con la mia... Con le nuove robe sbloccate.
esteticamente comunque la qualità di questa versione è veramente molto 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 buona, è molto vicina a quella PC, la fluidità è eccezionale anche. Io vi ripeto che sto giocando da Xbox Series S, quindi con Series X potete aspettarvi una simile, un risultato simile, anzi migliore per certi versi. Guardate, mi è uscito un ruttino, non so come mai. Allora, qua non posso sbloccare ancora niente, che sono tutti mostri di livello più elevato. Va bene. Ma qualcosa che ho fatto, no? Non ce l'ho. Eccolo, Kuluyaku. Il Kuluyaku non è velenoso, non è. Molto strano. Questo è elettrico, però non so ancora cosa sia. Questo è un arco d'osso, fa più danni, ma... Ok. Abbiamo cominciato a sbloccare quelli elementali, che sono quelli che ci interesseranno di più dopo. Il Bnabra c'ha il ghiaccio. Però non mi piace, preferisco lo stato o veleno. Di solito gli stati migliori sono veleno o elettro, perché stunnano e fanno danni, fanno parecchi danni. Allora, qua se non sbaglio, qua sto veloce, normale, rapido. Bonus munizioni speciali. No, quelle perché queste per chi spara, non per chi freccia. Per chi spara, non per chi freccia. Che è diverso. Bnabra è semplicemente troppo stiloso questo cappellino. No, occhio critico. No, niente. Direi che non posso sperare in qualcosa di meglio. Forse potete prendere questo per il bonus attacco al posto del mio, che è occhio critico e guarigione. Oppure i pantaloni. I pantaloni adesso c'ho. No, c'ho quelli che hanno già il bonus occhio critico. Qua attacco ghiaccio no, non mi interessa. Non c'era una cotta di maglia che era buona? Questo no, non era la cotta di maglia che era buona. Mi ricordo che c'era una cotta molto buona, ma non mi ricordo come si chiamava. Facciamo così. Posso provare a migliorare la mia armatura un attimino, perché tanto è sempre meglio. Ah, vedi, c'ho il cappellino di Kimura, i parabraccia e i gambali. I gambali in particolare non mi dispiacciono, quindi li potenziamo. Uno devo fare semplicemente, no, tutte le devo usare. Va bene, almeno mi do un po' di vita in più. Io gioco su Switch dal day one, il gioco si sposa in maniera perfetta con la portabilità. Esatto, quello che ho detto anche io, sono molto d'accordo con te. Beh, perché originariamente è nato per essere portatile. Poi, in carità, adesso che 20 pollici in su sono un'altra cosa, io ancora oggi lo comprerei su Switch. Io ti dico, invece, avendo accesso a uno Steam Deck, preferisco la versione PC, che mi permette di essere flessibile, di giocare su Steam Deck quando voglio portarlo in giro, e su PC quando voglio avere la massima qualità estetica possibile. Il Puki, secondo me, mi fa fare un arco avvelenato. Andiamo a fare il Puki e vediamo che succede. Cacchio, però non ho mangiato. Aspetta, che a livello 2 già diventa più interessante dover mangiare. Direi che in realtà anche la mia armatura non mi sembra molto molto azzeccata, però sono di resistenza. Chiaramente la gata di miele. No, facciamo medico. E prendiamo rispetto agli altri. Allora, ciao Teddy. Rispetto a quali altri? Agli altri Monster Hunter? Come ti dicevo prima, Monster Hunter è stato sempre incentrato molto sul multiplayer. O meglio, da quando ha raggiunto la sua maturità come videogioco. Sicuramente qui il multiplayer è facilitato, sia se hai amici che ci giocano, sia che non hai amici che ci giochino e quindi giochi online con sconosciuti. E quindi potremmo dire che è semplicemente più intuitivo giocare in multiplayer e consigliato, perché se siete dei novizi vi aiuta moltissimo utilizzare la modalità multiplayer piuttosto che giocare da soli. Oltre che vi aiuta, ve lo rende proprio più interessante, secondo me. World è proprio simile. Perché World era un'esperienza
si poteva fare in multiplayer, per carità, nessuno dice niente. Era però un'esperienza, come dicevo, meno simile ai vecchi Monster Hunter e quindi meno incentrata sul... Non so come dirlo, è difficile, allora provo a spiegarmi. L'intento di World era rendere più appetibile il gioco ai novizi e secondo me è riuscito perfettamente in questo. Perfettamente. Allo stesso tempo, facendolo, ha perso un po' della sua essenza ludica, inteso come c'è tanto da vedere, la grafica è eccezionale, wow, cos'è questo, cos'è quell'altro? E dal punto di vista ludico ci si deconcentrava un po' tanto. Questo è quello che io ho riscontrato in World. Le sue meccaniche, che erano molto più accessibili, molto più fluide, quindi meno da videogioco quasi, ok? Erano più semplificate. Non spronavano al multiplayer semplicemente perché il gioco alla fine forse era un po' più semplice, almeno ripeto, per la mia personale esperienza con Monster Hunter. Che mi è sembrato più semplice. Lo era davvero? Non lo era davvero? Ai posti, la certezza. Come ho detto prima, la verità è passato un treno vicino. La verità è che era semplicemente così diverso da essere imparagonabile per certi versi con i multiplayer tradizionali e quindi anche con Rise. Oh, vorrei questo coso verde, grazie mille. Ce ne sono quattro in tutta Europa. E io ho uno di quattro, allora, mi stai dicendo questo? E quanto veleno, signori. Lasciate fare a un esperto. Scattam. Qual è la parte da prendere? Aia. La faccia? Sempre la faccia? Sembra che la faccia sia abbastanza fragile ai miei colpi. Ecco, un altro consiglio che do ai novizi. Cercate di memorizzare quali sono le parti del corpo del mostro che state affrontando, che con la vostra arma potete colpire con più efficacia. Per esempio, quando giocavo con il corno da caccia, miravo alla testa. Perché? Perché dovevo cercare il più possibile di stunnare i mostri con cui avevo a che fare. Perché il corno da caccia è un martello. Con, invece, le doppie lame, il mio target erano praticamente sempre... Vorrei questo, grazie. Le estremità, la coda, le cose staccabili. Op! Vedete quello che vi dicevo? Che il gioco ha ancora un po' bisogno di qualche aggiustamento. Ecco, sai, quel mostro non ha soltanto preso il volo, direttamente si è teletrasportato altrove. C'è ancora qualcosa da sistemare? Salire a bordo del mio cane e cavallo, grazie mille. Yuppi! Minchia, ci stiamo veramente spaccando questo. Dai, non me lo portare via, non me lo portare via, mi serve qui davanti. Aia! Che succede ai mostri? Ci sono dei mostri che si teletrasportano, ho paura. Se me lo porti così lontano, io come spero faccio a fare il mio colpo finale segreto magico? Eccolo qua, in testa. Non ti mettere davanti! Ma dai! Ma ti sei messo davanti! Ma io stavo colpendo... Ma dai, ma si è messo davanti il cavallo, il triceratopo là. Mali mortacci di quel triceratopo. Vorrei fare questo colpo, ti prego. Dai, in faccia, sì. Bam! Ok, potenziamoci. Diamo il coso. Perfetto. Colpo in faccia di nuovo. Scattam! Mamma mia. Di nuovo, ce la faccio a farne un altro. Però gli ho preso le gambine. Mi pare di vedere che nel caso delle frecce la mira sia sempre la testa. Ob, se tu stai ancora seguendo, dove colpisci tu con il tuo la tua lancia fucile?
che a occhio direi che i target per le armi a distanza sono più o meno gli stessi. Te l'ho detto, io Switch sarebbe la mia prima scelta, Lost. Questi giochi, Monster Hunter in generale, non è un'esperienza per cui la grafica è intesa come il miglioramento grafico che ottieni non prendendolo su Switch ha importanza, ok? Quello che conta è la fluidità dell'esperienza. Oh merda, pensavo che non mi avrebbe preso. La fluidità dell'esperienza, la solidità del netcode. Switch ha un netcode solidissimo per quanto riguarda Monster Hunter. E poi su Switch è già... oh, su Switch è già molto più... aiaiaia. No, 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 no. Ok, perfetto. E se faccio così? Da qua, dai, da qua ce la faccio. Ho mancato. È già molto più completo. Vai via. È che è uscito prima e ha avuto molti più vantaggi. Dai che ce la faccio. Faccia, faccia, faccia. Yes. Preso sul collo, ma va bene lo stesso. Schiva, schiva. Oddio, che schivata che ho fatto all'ultimo secondo. Guarda che ti faccio un altro colpo in faccia. Guarda che ti prendo, In faccia no, ma va bene lo stesso. Colpo caricato? La faccio, la faccio, la faccio. Sembra un pollo. Ma no, è un Puki Puki. Il vero pollo. Olè! Bellissima. Una gran bella caccia, devo dire. Bravi questi compagni. Non so se avete notato che prima, durante la caccia, era entrato praticamente in stun lock il nemico. Perché... stun lock perché quelli che con il martello stavano facendo il loro lavoro colpendo alla testa. Ora, quello che stiamo facendo ora, in realtà, giocando con amici veramente molto bravi, ci sarebbe... potrebbe essere reso più efficiente non uccidendo il mostro, ma cacciandolo tutte le volte. Cacciando il mostro, infatti, otteniamo più ricompense e spesso ricompense differenti rispetto a quelle che otteniamo invece semplicemente accoppandolo. Ma ci accontentiamo. Il vero polo è il Kezu. Ma no, ripeto, il Kuluyaku. Kuluyaku è letteralmente delle uova in mano e fa tipo tinky tunky. Non è quello, il Kuluyaku. Mi sto confondendo. Sto confondendo forse. Detto poi, la direzione artistica sta ad alti livelli con Rai. Secondo me i mostri sono semplicemente stupendi. Il terrore che poi incide nel Magnamalo è sorprendente. Su questo siamo d'accordo solo parzialmente, perché il Magnamalo lo apprezzo in generale, ma trovo che sia stata compiuta un'eccessiva umanizzazione del design. Nel senso, mentre prima si riusciva ancora a percepire... E il Kezu è un pollo pronto da cucinare. Da cucinare sul fuoco di un... di un coso, come si chiama il, la Rathalos, sul fuoco di, di una Rathalos. E, erano più dinosaurosi un tempo, più dragosi, più fantasy. Invece il Magnamalo con questa maschera che sembra tantissimo, ed è bello che lo sembri dal punto di vista del design in generale, un elmo samurai, forse un pochino... perde sul fronte del... no, questo mai, non posso farlo perché non è roba mia questo. Perde un pochino sul fronte del... facciamo lui. No, ho sbagliato. Sbagliato, mi sto confondendo parlando. Scusatemi, perdonatemi. Perde un pochino sul fronte dell'immaginazione, non lo so. Troppo umanizzato, troppo umanizzato. Spero che si sia capito cosa intendo. Ok. Perché mentre ragiono su cosa mangiare, mi confondo. Fortissimo, mi confondo fortissimo. Questo è il livello di immersione che vi dà Monster Hunter. Vi sentite proprio... quando vi prende, è una droga impossibile da rinunciare. Quando l'avevo ricominciato per arrivare il più rapidamente possibile come sfida personale e per necessità lavorative al DLC, ci potevo stare... fino a tardissima notte, non,
non mi annoiavo mai. Eccezionale. E mi ci sto ritrovando adesso, uguale identico a prima, eh. Esatto, sì, ma la differenza è questa, secondo me, tra folklore orientale, in realtà, perché ci sta quello del sapone là, che sembra più un drago cinese che un drago giapponese, se vogliamo, quello, non mi ricordo i nomi, scusatemi, quello del sapone. La differenza è proprio questa, fra quello che mantiene un'estetica dragonesca fantasy e il Magnamalo, che è inquietante ed è però appunto... un design fin troppo poco animalesco. Non so dirlo diversamente da così. Hai capito cosa intendo? Perde un pochettino della sua animalescosità con quell'elmo che è identico. Ho capito. Com'è possibile che sia proprio identico? Cioè, non lo so. Non ci arrivo. Questo si chiama fare le pulci. Cioè, proprio veramente essere cacacazzi, ok? Sono molto cacacazzi in questo momento. Ma fortissimo lo sono, eh? E non sto dicendo... fermi tutti... che non mi piace. Ok. Ma guarda, ci sono cose che ti mettono ansia, Marco, in Monster Hunter. che il devilgigno che fa paura se lo mangiano a colazione. Mostri dalla velocità di attacco devastante. Non ti puoi muovere, li puoi solo guardare mentre loro ti... è stata una bella caccia però questa, eh. Questa forse è la caccia migliore di oggi. Sì, sì, senza dubbio. La caccia migliore di oggi. Mi hanno messo che mi piace, dai. Ma cosa mi metti? Mi piace che stavo... Sono appena entrato. Sembra la pubblicità quella del... Ve la ricordate la pubblicità del... del vaffanculo, delle crociere che fa... Ma io sono appena tornato. Ma io sono appena arrivato. Non è che forse riesco... Oh, dai, dai, corri, corri, che riesco a prendere anche una roba. Aspettami. Riesco a prendere anche una roba. Ma dai. Riesco anche a prendere della roba. Ma che vergogna, che vergogna. Questo, che vergogna. Don Volpo. Aspetta. Ti stavo anche rispondendo, Don Volpo. Ti stavo anche rispondendo, capito? Dicendo, no, non ci ho mai pensato, perché non sono molto bravo. Poi dopo ho capito la battuta. A posto. A posto, Don Volpo, a posto. Non sono molto volpo oggi. Non sono molto volpo. Sei più volpo te. Arrivi a un certo punto e ti dici, metto un'arma a scoppio. Tanto dici, se fa boom, se fa boom potrà far del male, no? No, no. Le migliori cose di stato sono, le migliori modifiche di stato sono, secondo me, elettro e elettro e veleno. Imo. Veleno fa male quando colpisci tanto, specialmente se hai un'arma come la doppia lama o l'arco che fa e ha un output di veleno, un output elementale più alto. E l'elettricità stunna, regà. Se sta fermo non ti può inchiappettare. Sì, ho fatto tutto nelle mie partite, Rick. Quella precedente su PC. Ho fatto tutto. Poi mi dici i nomi così. Io ho la memoria di un... Di un arcolaio. Gli arcolai, ovviamente, quelle cose con cui tu fai il filo, eccetera. Non hanno un cervello, quindi si suppone che non abbiano neanche memoria. Ecco, io ho la stessa capacità di memoria di un arcolaio. Ok, sono un arcolaio senziente. Se giochi in multi o in solo. Ma appunto, io dopo aver provato il multi non sono più sceso dal treno. Perché il multi mi ha proprio fatto divertire tantissimo. Vogliamo andare a fare questa Ratian. Ma andiamo a fare una Ratian, ma perché no? Ma perché no? Una caccia a Malzana. Rick, no! Ti sei fiziuizzato! Dov'è Fizio, fra l'altro? Dov'è finito Fizio? Ridatemi Fizio! Ridatemi Fizio. Rick però bravo. Questa era proprio da Fizio. Quindi ti farò la stessa... ti riserverò lo stesso trattamento. Per giocarlo su PS4? Marco, la risposta è... c'è su PS4? Primo? Non mi ricordo. Dio, la paralisi? Allora aspetta, mi sto confondendo allora. Io mi ricordo che ho farmato le doppie lame elettricità
Ah, c'hai ragione, Joe! C'hai ragione! Perché le doppie lame erano forti con elettricità, non perché stunnavano, ma perché riducevi la difesa. Poi, siccome c'hai 1000 colpi, andavi giù di botte e facevi un sacco più male. Vedete che la mia memoria non è più quella di una volta. Oh, eccolo! Così. Bravo, molto bravo. L'ho lanciato oggi su PS4, perfetto. Perché io lo sto giocando su Xbox adesso e non mi ricordavo se era disponibile anche per PS4, ok? Perdonami. Quindi, posto questo, dal momento che come dicevo prima, ne vale la pena perfettamente anche su Switch per il livello di portatilità. A livello di portatilità, e la Switch sicuramente non è. Oppela! E la Switch non è un campione di potenza. Io ti direi che. Oh, miseria, colpiamolo presto. Ti direi che su PS4 ti perdi la portatilità, ok? A livello di potenza saremo più o meno sul grado Switch. Se non hai a disposizione nessun'altra console, è un gioco talmente bello di suo che si merita tutto, secondo me, ma proprio tutto. Sei sicuro, beh, Joe? Perché io mi ricordo che con l'avvento di oh miseria. Con l'avvento di Sunbreak. Oh, aspetta che la acchiappiamo. Era diventato parecchio. Aia, aia, aia. Parecchio worth farsi le doppie lame elettro. Tant'è che mi sono messo a farmare. Sono messo a farmare fortissimo quello del il cavallo. No, il cavallo. Il cane, come cazzo è? Il lupetto. Poi io ti parlo appunto per esperienza personale che potrebbe anche non essere un'esperienza full efficienza al 200%, eh. Sì, vorrei fare questo colpo, grazie mille. No, troppo tardi. Aiaiaiaia. Ma perché ci si è messo di mezzo quel disperato? Ecco perché. Ecco perché. Perché ci si è messo di mezzo quel disperato di un Kuluyaku, mortacci sua. Ok, adesso andiamoci a prendere, come suggeriva Rick, le robine rotte. Ok, e poi seguiamo gli altri, che gli altri sapranno quello che stanno facendo. Toby Kadaki, proprio lui? No, 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 il Toby Kadaki, il lupo, il lupo. Il lupo, come si chiamava il lupo? Non era il Toby Kadaki. Era quello che diventa oscuro in. Che si vede all'inizio di Sunbreak. Zinogre! Grazie, Gen. Grazie, Zinogre, Zinogre, Zinogre. Proprio lui. Lo Zinogre. No, no, Zinogre, Zinogre. Era Zinogre, era. Porca miseria, quanto mena questa. Le armi. I suoi genitali sono i mostri, non infliggono malus. Come no? Abbiamo detto che infligge. Ce ne sta uno che infligge sicuramente paralisi. Uno che l'esplosione stunna. E sono sicuro di questo. Mortacci mia. No, che ca. Dove sei finito? Torneresti su. Grazie, torna su, torna su. Aspettate che adesso vi leggo tutti, eh. Poi, per carità, io di cazzate ne ho dette tante nella mia vita. Potrei averne detta qualcuna in più oggi. No, mi stupirebbe! Aiaia! Aia! Niente, non ce la facciamo proprio. Non ho un'armatura adatta a questo scontro. Non ho un'armatura adatta a niente. La mia armatura è adatta soltanto per cucinare, per non scottarsi. È tipo le presine, ho le presine addosso io. Molto male, molto male. Oh, in testa ha preso bruttissimo. Oh, adesso, adesso, adesso. Giubbotte. No, no, perché non giubbotte? Schiva.
Mamma mia, dagli una bella botta in testa con quel martello. Su, fai qualcosa. Porca miseria. Io mi ricordo che ci sono due modi di affrontarle, quelle, le dual blade, insomma le armi veloci. O massimizzi il danno, come dici te, nudo e crudo, ok? Perché il succo è le dual blade, l'arco e tutte le armi che hanno colpi multipli, vedi? Se io riesco ad aumentare al massimo l'output di danno di quel singolo colpo, faccio molto male. Questo non c'è dubbio. Allo stesso tempo però, per lo stesso motivo, cioè siccome colpisci molto, molte volte di fila, non è ogni colpo ne vale come due o tre, è chiaro che andrai molto spesso a infliggere status elementari alterati se ti metti a usare queste armi, perché appunto ogni colpo ne vale due o tre. Ha senso, no, quello che sto dicendo, no? Mi seguite? È come dire, con ogni colpo che infierisci, hai il 10% di possibilità di infliggere lo status alterato al mostro, ok? Se io ogni colpo che faccio fisicamente me ne partono 3 o 4, minchia, ho fatto con un solo click, ho fatto il 40%. Seguite? Questo è quello che intendevo io. Però se tu vuoi puntare su, mi ricordo che c'era una build molto buona per le doppie lame in particolare, che utilizzava i danni nudi e crudi e i cosiddetti brutti colpi. No, brutto colpo non c'è, io lo chiamo brutto colpo, ma capite cosa intendo. Il critico, ok? Minchia, quanti bei pezzi che stiamo raccogliendo. E allora, il discorso è sempre lo stesso. Ed è il motivo per cui quelle armi sono così forti. Più colpi... Aia! Più colpi tu riesci a infliggere... Raccolgo. E vabbè, dai, io stavo soltanto facendo un po' lo sciacallino. Più colpi tu riesci a massimizzare, per quanto riguarda l'efficacia sia dei critici che degli attacchi elementali, meglio è. Le dual blast. Ma le dual blast non mi ricordo perché non erano consigliate a livello alto. Forse perché ci sono molti mostri nell'endgame che resistono bene a scoppio. C'era un motivo, ma vatti a ricordare qual era. C'era sicuramente un motivo. Perché ci avevo fatto una grande ricerca e non solo io, ma anche persone molto più... che avevano giocato anche più di me, mi avevano aiutato a costruire questa build e non c'era l'opzione blast come efficiente. Ok, non più efficiente delle dual, o come dicite, nude e crude, oppure elementali. Ho un cane e non lo uso. Sto andando giusto? Che cazzo sto facendo? Dice che perché mi distraggo? Con niente io mi distraggo, con il niente, con l'aria fresca. Sto arrivando, amici, sto arrivando. Sono quello giallo, io vero sì. Siamo a questo livello, siamo al livello... Io sono quello giallo, giusto? Arrivo, amici! Madonna, quanto ti faccio male. No, no, fuoco via. Lo faccio a caricare un colpo? Però ti sposti! Ma io dico, ma cosa ti sposti a fare? Stai fermino che papà ti dà un cazzottino con le freccine. Allora, guarda quanto fa male questo. Bam, bam, bam. No, ho preso il punto sbagliato. La spada lunga è una delle armi migliori del gioco. E a livelli alti ti consente di fare delle cose. E vabbè, dai, ti prego. Bevi, coglione, ti prego. Mi sono salvato. L'unico motivo per cui mi sono salvato è che non aveva più la coda. E quindi quando ha fatto il colpo di coda non mi ha preso. Se no, sarei morto. Non sapevo di essere morto al cinema. No, a me no. Io sono solo quello con l'arco.
Prenditela con quelli con la spada. Prenditela con quelli con la spada, va bene? Quelli con la spada sono più cattivi. Io ho un arco, è quasi come non ci fossi io. Ti tiro soltanto degli stuzzicadenti. Sono piccoli stuzzicadenti. Fanno molto poco male. Oh, oh, trappola, trappola. Basta, basta, posto, posto. È preso. Andiamo a prendere la coda. Non era la trappola intrappolante? No, non era la trappola intrappolante. La miseria. Ho fatto uno sbaglio. Schiva, schiva, ti prego. Ah, ah. Però la spada lunga, se non mi ricordo male, diventa forte sul lungo periodo, se non in endgame, perché si sbloccano delle spade lunghe molto interessanti che riescono a fare dei contrattacchi pazzeschi. C'è una mossa che sembra un contrattacco e che fa un botto male. Boom! Mannaggia quanto ti faccio male. Oh, ma perché non riesco mai a fare il colpo quello? Non riesco mai a fare il colpo quello che mi riprendo in volata. Schiva. Io schiaccio tutto. Non c'è più la codina, Ma dico, ma dove vorresti andare tu? La smettiamo di combattere, arrendi. No, ti stiamo letteralmente riempendo di... Se ogni freccia che ho sparato fosse veramente partita, sarebbe tipo un puntaspilli. E rimettiamo a posto. Poi mangio una robina. Mi aiutate a ricordare se dico male? Se sto dicendo una cavolata al nostro Marco? Ok, massima percentuale di critico, perfetto. È lui? Dobbiamo usare le bombette? Non lo so io, amici. Ditemi voi. Se avete le bombe, fatelo. Io... infatti. Vedi? Mi ricordavo che c'erano le bombe, e quindi... Ci penso io, Oh, merda, ho sbagliato! Ok. In teoria l'unica cosa che dovevo fare era questa. Ma non è morto ancora, oh. Olè! Pa 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 pa. Molto bello, molto bello. Molto soddisfatto. Grazie, prendiamolo. Io la coda l'ho già spogliata prima. Che posso farci con questo? Mi sa che per me niente di utile, però in realtà la soddisfazione di abbattere un Ratian è sempre molto alta. Prendiamo anche lui, ma sì, dai. Bel già grassino. Non mi ricordo se ho preso tutta la coda. La coda ha un drop solo, vero? Sì, ha un drop solo la coda. Vabbè, dai, ciao. Vogliamo cominciare a cacciare anche questo mentre sta finendo il tempo? Dai, non facciamo in tempo. Su, tutti a nanna. Tutti a nanna. Le armi che io ho provato in prima persona sono spadascia caricata, mi è piaciuta, ma è un po' troppo macchinosa per i miei gusti. E... falcione insetto, molto bello, ma molto nerfato nell'ultima versione... Rise, Sunbreak. Anche qua penso che abbiano mantenuto almeno le stat delle armi. Il martello, però, quello sonoro. Martello sonoro. E adesso mi sto impegnando con l'arco. Ok? Ho provato anche spada e scudo. Basic, ma quando massimizzi, quando impari a usarle bene. Ecco, sono proprio le armi semplici come spada e scudo e l'arco. Come l'arco, che trovano maggior risalto in Rise e in Sunbreak con le arti filo. Perché le arti filo semplicemente moltiplicano le opzioni a nostra disposizione anche con armi semplici come questa.
Oh no, la missione Furia. Le missioni Furia a me non piacciono. Sono un'introduzione di Rise che avrei preferito non fossero mandatory, obbligatorie, ma fossero opzionali. Tant'è, ce l'abbiamo, ce lo teniamo. Questo? No, no, aspetta, fammi vedere cosa posso fare di bello. Questa non posso ancora farla. Secondo te, con la fine di febbraio cambieranno ancora le armi oltre ad aggiungere i mostri? No, secondo me il bilanciamento lo hanno studiato a sufficienza su PC. Su PC e su Switch. Quindi io dubito che cambieranno. Posso fare questo! Quello elettrico che dicevo prima! Buono! E famolo, zii. Però devo partire dal mio. Perdo un po' di coso e guadagno in danno tuono ed elemento. Tiro con l'arco, recupero. Io lo provo a fare. Tanto che male porrà mai fare. Cosa potrà mai succedere di sopra? Cosa potrà mai andare storto, eh? Ora qua non posso fare niente. Le scarpine sono meglio le mie. Volevo un diverso cappellino, ma sono tutti brutti e non posso farne nessuno. Potrò fare questi? Con resistenza a fame. Che brutti. No, grazie. E certo che però questo è proprio scarso, eh. È proprio tanto scarso. Questo cosa mi manca per farlo? Minerale ferroso. Oh, posso fare quello del Tetranodon. Com'è? Ha tanta, tanta difesa? Pasto veloce. Fa proprio schifo, eh. Però il Tetranadron non è che mi serve niente. Wes! Ciao Mattia! Welcome! Su every eye. Come stai? Che brutto! Che brutto! Brutto, brutto! Va bene lo stesso, non importa. Poi. Miglioriamo qualcosa? Miglioriamo questo. No, troppe. Bastano meno. Sì. Così mi potenzio un po'. Però che palle adesso andare a fare la missione. La missione, non c'ho voglia. Non c'ho voglia di farla. E invece la faremo comunque. Speriamo in una botta di culo come quella di prima. Allora, come funzionano le missioni Furia? Le missioni Furia sono una sorta di modifica, trasformazione totale dell'impostazione di gioco. Perché noi avremo delle aree che sono collegate le une alle altre. Sium! Ma che Sium! Che palle! No, Sium! Non mi piacciono le missioni Furia! Una specie di tower defense game in cui in queste aree che sono tipo strutturate a corridoio, noi dobbiamo piazzare delle armi. Siamo già alla seconda ondata. Molto bene. Delle armi automatiche. La dub non è più di moda, ma io la faccio uguale. Quanto sono stato bravo da 1 a 10? Ditemi la verità. Troppo bravo. Sono troppo bravo. Sono veramente troppo bravo. Speedrun. Continuo. Ve l'ho detto che sono uno speedrunner. Ve ne siete accorti? Minchia, che bravo speedrunner che sono. Ve lo faccio vedere al volo. Vedete tutte queste cose? Bisogna piazzarle per sparare ai robi che ti arrivano addosso e aiutarti ad abbatterne il più possibile fino ad arrivare all'ultimo, che è lui. L'obiettivo è non farli arrivare ai portoni finali del percorso e bloccarli prima e via. Finito, finito lì. A me non piacciono perché levano dal gioco quello che è il cuore esplorativo, il fascino delle ambientazioni. E diventa tutto menare il mostro e basta. Questa è una cosa che io ho apprezzato molto in World, no? L'abbiamo detto che addirittura il grado di completamento B, ma che bravo che sono. Ho apprezzato molto in World, no? L'attenzione all'ambientazione e al renderla più viva, vibrante possibile. Quindi, non abbiamo visto il combattimento? Ma come no? Non l'hai visto? Ben fatto Amelia! Siamo riusciti a respingere la furia senza che nessuno si facesse male. Qualcuno avrà combattuto. Io no!
io no. Io a caso mai ho sparato con l'archino da lontano, ho fatto tipo... La freccia ha fatto così. Io, mentre io andavo, la freccia volava e ha colpito. E hai preso anche la piastra. Ho preso una piastra! Regà, che vi devo dire? Che vi devo dire? Quando uno è forte, è forte. Quando uno è forte, è forte. Oh, dai, su. Se ho forte, se... beh, basta. Che vergogna, che vergogna. E sono un cattivo esempio di cacciatore. Cattivissimo esempio di cacciatore. Buonasera comunque, Triangle Strategy. A te non piace Triangle Strategy. A te ti fa schifo da morire Triangle Strategy, vero? Tu lo odi proprio. È il tuo gioco schiferito, direbbe un certo content creator. Ovviamente non è così, mi pare ovvio. Come a me fa schifo la Nintendo Switch, vero? Che schifo la Nintendo Switch, guarda. Ma de che? Io ci vivo, ci respiro con la Nintendo Switch. Ci dormo la notte, va bene? La tengo sul cuscino vicino a me e via. Il motivo per cui ho preso lo Steam Deck è perché amavo la Switch. Marco, thank you so much. Grazie mille da parte di tutto EveryEye. Un piccolo passo per un Marco, un grande passo per EveryEye. Un grande passo. Grazie mille. GG per te, GG per te. Puntati con Telegram da parte di Rick. Per accedere al gruppo degli abbonati, clicca lì. Se il click non parte, comincia a urlare, piangi, fai tipo oddio. Mattia, non si mangiano i gatti. E per rispondere invece a Triangle Strategy, mi hai colpito proprio là dove io sono meno bravo, ovvero la componente del vestiario. Sono veramente scarso a decidere le armature. Di base mi affido al... all'inizio non sottovalutare il fatto di poterle potenziare. Cioè magari uno potrebbe essere spronato, questo è un consiglio che ti posso dare sicuramente, a non migliorare le armature pensando col classico ragionamento: mi tengo le armature, i potenziamenti per le armature per un secondo momento in cui magari mi serviranno di più. N-O, no. Potenzia le tue armature, perché a un certo punto, se c'hai le armature non potenziate, ti schioppano con uno schiocco di dita e non è né divertente né piacevole per i tuoi compagni se giochi online. Te lo assicuro, perché io la prima volta che giocavo andavo giù tipo semplicemente senza pensare, così, senza, facevo le armature a caso, facevo fashion Monster Hunter. Sbagliatissimo. Pensare molto bene a quali armature compri, sì, ma una volta che le hai comprate, quello, fatti, aiutati con qualche guida online che sono sempre molto molto on point, e anche perché in base all'arma che scegli, l'armatura che scegli sarà diversa. E poi però potenziale, non le lasciare depotenziate, ok? Questo è il mio consiglio, in modo tale da semplificarti la vita. Vediamo se riusciamo a entrare. Il netcode, ripeto, ha ancora qualche perplessità, ma è il day one. Ci sono stati day one peggiori, no? Voglio dire, di giochi online. Non faccio nomi e non dirò cose, però ci sono day one peggiori. Guardate, sono già le 22.45, ma voi state scherzando. Sono già le 22.45, ma io non dormo stanotte. Io stanotte la passo qui. Io stanotte gioco a Monster Hunter. Non me ne frega niente, è troppo bello. Mi avete fatto risalire la scimmia. Ma porca miseria, ma perché? Perché io stavo tanto bene con le mie dipendenze da Marvel Snap e compagnia, no? Mi deve tornare anche questa. Mi deve tornare anche questa, va bene, è destino. Erbetta. Ti è risalito il conga. Cosa stai dicendo? Sta ruspando la palude per cercare gli animali. Il Kinga Konga. Hop. Hop. Io prima o poi arrivo, amici. Non è colpa mia se voi siete in Norvegia a cacciare questo mostro. Dov'è? È là? È sotto, è sotto, è sotto. Andiamo. Ma poi, ma porca miseria, ma dove? Ma da dove? Da dove ci si... Vabbè, io ci arrivo prima o poi, raga. Ci arrivo. Ci arrivo. Ok.
Devo fare il giro dall'altro lato. Non posso né scendere né salire. Né scendere né salire. Ah, ok, ora ci siamo. Ora che si sta spostando. No. Ti prego, dove stai andando? Fermatelo. Fermatelo per l'amor del cielo. Fermate quel mostro. Dategli un pugno. Salve. Volete mettere le bombe o no? Che stiamo aspettando? Vediamo se riesco a mettergli lo stato alterato o no. Tanto minchia quanto gli sto facendo male. Un bel colpo. Preso 18. Vabbè, questo. L'unico problema. L'unico problema di giocare online è che possono succedere spesso, come avete visto, situazioni come questa. Però ciò può essere di ausilio a coloro che vogliono salire in fretta per arrivare alle parti alte dell'avventura e farsi magari le build da endgame, ok? E boh, che vi devo dire? Speedrunner nato, cioè proprio lo faccio, è proprio naturale, capito? Non è che ci provo, è lo speed che mi viene in faccia. Non sono... non lo vado a cercare io. Mi disegnano così. E vabbè, io direi ammazziamo almeno questo. Ti ammazzo, almeno a te ti accoppo. E detta così, tu pensi che non mi sia reso conto dell'ambiguità di quello che dicevo? Io sono cintura nera di doppio senso, ok? Cintura nera di doppio senso. È una vita che mi alleno per essere pronto a dire tutti i doppianzi del mondo. Qua invece tutto tranquillo, niente da segnalare. Prendo tutto. Grazie mille. E andiamo a fare i prossimi. Mattia, cosa succede? Cosa succede? Questi messaggi così? Perché? Perché dovresti scrivere questa cosa? Costringendomi a prendere serissimi provvedimenti. Serissimi provvedimenti, Mattia. Cerchiamo di divertirci tutti insieme. E di ammazzare i mostri, Mattia, i mostri. Fammi il favore. Si faccia un favore a se stesso. Si fidi che le conviene. Si fidi che le conviene, ok? Finalmente posso mettere l'abilità furia. Io metterei... Oh. Beh. No, i mostri. Cerchiamo di mostrare maturità, io sono sicuro che lei nella vita è un ricercatore universitario, Mattia. Io sono sicuro il ricercatore universitario, quindi mantenga il contegno che si addice al suo ruolo, al suo rango, signore. Signore, la prego, metta a posto la candela, ok? Metta a posto la candela, va bene. La ringrazio enormemente, professore, e ci vediamo poi a lezione. Faccio questo giusto a caso, per avere un po' più di difesa, perché sto andando in luoghi dove non dovrei stare. Con armature che non dovrei non avere. Quindi mi potenzio il più possibile. Ok, qua non posso ancora arrivare. Guarire per finire il prendere Death Stranding. Oh, t'ho preso... Ah, già, beh, Death Stranding da malato forse è meglio di no, eh. Da malato mi sento di dirti che stai facendo una buona decisione a non continuarlo, perché ti logora poi, ti distrugge gli occhi. Mangiamo! Zampe, medico e difensore, via! Io non la skippo questa, scusatemi, è troppo bella. È veramente troppo bella questa canzoncina. Lo amo proprio, Monster Hunter Rise. Visceralmente. Opinabile, Mattia, ma de gustibus non disputandum est. E cioè lei, che è professore universitario, sa benissimo che significa i gusti non si discutono. Dai, Mattia, non mi far prendere provvedimenti, che non c'ho voglia di mettere il mouse. Non c'ho voglia di prendere il mouse. Faccia il bravo. Mancano 9 minuti. 9 minuti e poi vado in pensione. 9 minuti e poi vado in pensione per sempre. La prego.
La prego, non mi faccia soffrire. Non mi faccia soffrire. Mi scusi, no, prego, lei è perdonato. Lei è perdonato perché è un bravo ragazzo. È sicuramente un bravo ragazzo. No, è inutile anche che io faccia partire la missione, ragazzi, perché in 9 minuti non la facciamo una missione. Boh, è qualcosa di importante, dimmi, dimmelo anche tu. Delle super furie, grazie mille. Già fatto, abbiamo già fatto tutto. Posso potenziare qualche armatura? Vediamo. Questo è già livello 2. Livello 1, livello 1, livello 2. Questa la abbandoneremo fra poco. Però costa poco potenziarla. Quindi tanto vale portarla almeno al 2. Da 12 di difesa. Questo da 18. 18, 18 già a livello 1. Non mi metto a potenziarla di più. Stanotte, ma 07:30 del mattino. E poi forse ci si riposa una mezz'oretta. Don Volpo, ti voglio dire che lo farei pure. Lo farei pure. Però allora, capiscimi, capitemi, signori della giuria. Io a ottobre 2023 mi devo sposare. E il sabato e la domenica sono gli unici giorni in cui la mia futura moglie mi può prendere tipo per la collottola come i gatti, così, e portare in giro a fare cose che devo, alle quali devo necessariamente presenziare. Quindi domani sarà uno di quei giorni. Viva! No, scherzo, scherzo, scherzo. Ovviamente mi fa molto piacere fare queste cose organizzative, però devo essere in forma. Se no, guarda, che io quasi quasi ci avrei pensato, perché Monster Hunter ti fa questo. Ti fa questo, ti prende, non ti molla, non ti molla più. Mi daresti una mano? Ma sì, parliamo anche col vecchio del cane. Ma sì, ecco fatto. Abbiamo fatto. No, no, abbiamo parlato con il cane. Pomeriggio, poi forse 10 minuti di riposo, forse. Rick, guarda che poi ti vengo a fare compagnia con la febbre anche io, La febbre da Monster Hunter. Ah! No, 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 no. No, 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 no. Però una cosa ve la posso garantire. E visto che mi piace, mi sembra che piaccia anche a voi, eccetera, spingerò fortissimo per proseguire questa serie un altro po'. Non so dove arriveremo e non credo che avrò tempo per giocarci extra live, ok? Quindi gli avanzamenti che faremo li vedrete in live la maggior parte delle volte. Magari qualche missione me la faccio da solo, giusto per soddisfare la scimmia che è dentro di me. Però vorrei continuarla con voi un pochettino, questa avventura con la signorina Amelia, Che poi mi sono impegnato, io ho sempre, i miei personaggi devono sempre avere degli sgherri. Cioè devono essere, dai, troppo indietro, troppo avanti. Devono sempre avere degli sgherri. Vedete la cicatriciona che c'ha qua, ne ha un'altra qua sulla fronte. Oh, che succede? Amelia? Amelia? Amelia, è tutto bene? Amelia si sta annusando l'ascella per sentire se... Sì, Amelia, hai sudato. Hai sudato, è normale Amelia, non ti preoccupare, una bella doccia e passa tutto. Ma quell'arma che abbiamo noi, sbaglio o è la cosa più creepy e stupenda del mondo? Oh miseria, non mi ero accorto che quest'arco è così tanto doloroso, è bellissimo. È un arco stupendo. Amelia.exe ha smesso di funzionare. Dalle 11 e mezzo fino alle 11 e mezzo di notte, da un giorno all'altro. Sì, sì, no, Mattia. Faccio tipo H24 io. Poi mi ritrovano sotto Ponte Milvio, che galleggio così. Che avanzo tipo... però sì. Mi trasferisco di qua allora, dai, per finire la conversazione. Tanto l'abbiamo detto, ormai sono letteralmente 3-4 minuti e poi dopo stacchiamo. Quindi, vi ringrazio per aver seguito fino a questo momento. Era solo per fare l'outro in maniera più figa, così, tipo con la gamba incrociata. Non so se si vede che ho la gambetta incrociata. Vi ringrazio per avermi seguito fino a questo momento, per i consigli che mi avete dato, per le simpatiche discussioni che abbiamo intavolato riguardo Monster Hunter. Noi ci rivediamo con me... Credo, io di solito, raga, ormai è quasi staple, di solito io sono il lunedì sera alle 21 e il venerdì sera alle 21 qui su EveryEye, ok? Altrimenti, come solsi dire, ci si becca in giro per Twitch, per altri social, insomma, tanto io sto dappertutto.
Il vostro Lorenzo Mango, giornalista videoludico, non pudico, e content creator sul web, vi saluta, vi manda un bacino non pudico, quindi il bacino dove lo volete voi, io non aggiungo altro, e ram buoni, basta Mattia. Mattia, tu a casa mia non ti ci invito perché sennò mi mangi anche il cane. Io ho il cane, non voglio che poi dopo vado dietro l'angolo a portarti i pasticcini, torno e ti trovo con la coscia in mano. No, Mattia, metti giù i cani, metti giù i gatti. Sono più buone le frappe a carnevale, sono più buone le frappe a carnevale. Ciao a tutti, grazie ancora e come sempre mi raccomando, che ve lo dica fa? E stay chill, stay chill.